Nei primi 6 mesi dell'anno la spesa farmaceutica nel canale delle farmacie aperte al pubblico è ammontata a un totale di 5.335 milioni di euro per un totale di 943 milioni di confezioni vendute. I farmaci generici equivalenti hanno assorbito il 22,44% del mercato a volumi per un totale di 211,6 milioni di confezioni e il 14,2% del mercato a valori per un totale di 756 milioni di euro. L'aggiornamento semestrale dei trend del mercato degli equivalenti è stato realizzato dall'ufficio studi Assogenerici sui dati IQVIA. Il commento del presidente Assogenerici Enrique Oyserman. Allora, il mercato degli equivalenti è un mercato che è relativamente giovane, perché dobbiamo considerare che si è sviluppato a partire dagli anni 2000, quindi diciamo che siamo 20 anni. La crescita è stata lenta ed è costantemente lenta, però cresce. Cresce e i dati che abbiamo pubblicato sono la dimostrazione. Perché? Perché a fronte di un mercato stagnante o addirittura in diminuzione per quanto riguarda la convenzionata, ovvero dei prodotti venduti in farmacia, il mercato degli equivalenti cresce. Che il mercato degli equivalenti cresca è un fatto importante evidentemente per l'industria, ma noi dobbiamo passare oltre a questa visione, ma soprattutto a ciò che sta generando per risparmi al Servizio Sanitario Nazionale. Noi vediamo che negli ultimi 2 anni la spesa per la convenzionata, ripeto, quella della farmacia, è sotto budget, ma sotto budget di centinaia di milioni. E questo grazie all'avvento degli equivalenti, perché quando un equivalente viene messo in commercio ha l'obbligo o viene forzato ad avere un prezzo che è perlomeno il 50% dell'originale. Quindi se un prodotto generava una spesa di 100 milioni, nel momento in cui l'equivalente esce, la spesa diminuisce della metà, quindi diventa 50 milioni. E questo è dimostrato da ciò che sta accadendo o è accaduto nel 2018 e stiamo vedendo nel 2019, un forte risparmio per la collettività. Quindi questo è l'impatto e l'importanza sociale. Ha attraversato tutta l'Italia hashtag perché sì, il primo laboratorio di idee dedicato alla comunicazione del valore della vaccinazione, ideato per contrastare le fake news, sostenendo e premiando le campagne di comunicazione scientifiche, autorevoli, empatiche, social ed efficaci. Più di 50 i progetti candidati alla seconda edizione del contest promosso da Sanofi Pasteur, la divisione vaccini di Sanofi. A vincere il contest per la categoria ASL e distretti sociosanitari, il linguaggio universale dello sport di ATS Milano Città Metropolitana, mentre per la categoria università, società scientifiche, ospedali, associazioni e fondazioni sono stati premiati gli operatori sanitari dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Il commento di Paolo Bonanni, professore di igiene e medicina preventiva presso l'Università degli Studi di Firenze, coordinatore del gruppo Calendario per la Vita e co-presidente della giuria di hashtag perché sì. Il contest per dire sì è stato un grande successo, la seconda edizione, perché abbiamo avuto una serie di progetti presentati sia come hackathon, quindi dei ragazzi che hanno utilizzato i nuovi media come spunto per poter proporre delle campagne di vaccinazione supportate da nuove tecnologie, da nuove idee, ma anche il contest riservato ai servizi territoriali, quindi alle ASL, ma in una diversa categoria il contest riservato invece a università e istituti di ricerca. Sono stati presentati anche in questo senso dei progetti molto interessanti, come il progetto della Università di Sassari, che ha parlato di vaccinazioni anche negli operatori sanitari, coinvolgendo in un modo molto ampio diversi stakeholder della società civile, quindi per esempio hanno coinvolto la Dinamo Sassari, la squadra campione qualche anno fa di basket.
mentre per quanto riguarda diciamo le ASL, il contest riservato alle ASL, ha vinto la ATS di Milano con un progetto sulle vaccinazioni nello sportivo, come traino per poter portare alla vaccinazione anche una più ampia parte della popolazione. Quindi, riassumendo, si è trattato di un contest estremamente vivace, con idee innovative, e questo dimostra anche l'entusiasmo degli operatori che si occupano di vaccinazione nel proporre questa misura di grandissima importanza e di grandissima rilevanza per la salute di tutti in una maniera innovativa e anche simpatica. Un nuovo test ideato nei laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità potrebbe essere in grado di diagnosticare il tumore alla prostata senza ricorrere alla biopsia. Il metodo, i cui risultati sono stati pubblicati da Cancers, è stato messo a punto grazie a uno studio clinico prospettico frutto di una collaborazione con l'unità di neuroimmunologia dell'Istituto Fondazione Santa Lucia e con il Dipartimento di Scienze Urologiche del Policlinico Umberto I di Roma. Il nuovo test è stato applicato su 240 campioni, dimostrandone la precisione diagnostica pari al 100% di specificità, nessun falso positivo, e al 96% di sensibilità. In base a questi risultati, 96 pazienti su 100 potrebbero non aver bisogno di ulteriori approfondimenti diagnostici. Ciò renderà possibile cambiare in modo significativo la gestione clinica del paziente colpito da cancro alla prostata. Si è celebrato in tutto il mondo il Bra Day, la giornata internazionale della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. 10 i paesi del mondo coinvolti e tante le iniziative, tra cui quelle del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, come un incontro informativo e divulgativo con esperti sulla ricostruzione mammaria, la presentazione del manifesto Donna per Donna, rispondendo ai più comuni dubbi sull'infoma anaplastico correlato, seppure raramente, con le protesi per il seno, e le testimonianze di tante donne che hanno affrontato o stanno affrontando con coraggio e determinazione il percorso di cura della malattia. L'intento è quello di divulgare la ricostruzione mammaria, le modalità per eseguirla e di far sapere alle donne soprattutto che questa è la parte finale del percorso nella lotta contro il tumore al seno, quindi si asporta ma si ricostruisce nello stesso momento. E la maggior parte delle protesi, delle ricostruzioni in Italia vengono effettuate con le protesi rimangono il manufatto, il presidio più importante per ricostruire seni. Ecco perché oggi abbiamo dedicato questa informazione, questa giornata, l'informazione sulle protesi, perché vogliamo che le pazienti siano informate, sappiano che cosa voglia dire una protesi e sappiano come devono controllare lo stato e la salute delle protesi nel tempo.